ribadisco, sono storicamente laziale, vivo Lazio da sempre ovviamente, però quest'anno e questa sera c'è una, tutti sappiamo, c'è un evento importantissimo calcistico, anche che ritengo sia per tutti gli italiani un momento importante. Allora, appunto che io sono laziale, sarà una perla molto breve, molto veloce, molto precisa, affinché la Roma possa questa sera vincere la partita. Allora, è chiaro che l'impresa sarà non solo difficilissima, sarà impegnativa, però io ritengo che dopo questa momentanea difficoltà in campionato della Roma, che non è andata bene in questi ultimi mesi, ecco, 5 partite di seguito vittoriose della squadra. Allora andiamo a leggere al volo: Digne, Unio, Pessi, Inglese, Patrizia Cruz, Stefano Unige, Manolas, Florenzi, De Rossi, Perotti, Pjanic, Salah. Ecco, questa è la squadra di quest'oggi, dovrebbe scendere in campo rispetto alle previsioni. Allora io voglio, con i crisantemi che sono simbolicamente qui portati nei confronti dei tifosi del Real, perché stasera ci sarà una disfatta assoluta per questa squadra. Ora c'è una dispersione di sale grosso, simbolico. Ispirandomi al grande Guy Debord, che è il precursore del situazionismo, consentitemi uno spogliarello pacifico, ci mancherebbe altro, limitato, perché siamo comunque sul territorio pubblico. Sono velenosi. Detto questo, allora una marcia simbolica, saluto i presenti, forza Roma, e ripeto, credo che oggi, stasera ci saranno grandi sorprese per quello che riguarda. Tutti danno sfavorita la Roma, pagata addirittura 4,50 e con umiltà, con uno spirito così pacifico, ma sicuramente narciso, non ho mai nascosto il mio narcisismo, però volevo semplicemente esprimere
un augurio affinché la Roma possa vincere una partita e possa essere oggi una festa per tutto il nostro paese, per l'Italia calcistica. Non andiamo come spesso si fa se la Lazio, allora se c'è la Lazio si deve tifare l'altra squadra in Real. No, siamo italiani, viva il nostro paese, viva la Roma, forza Roma che vinca questa sera, e lo dice un laziale. Forza Lazio! Forza Lazio, però ripeto, quando gioca una squadra italiana, una partita così importante, credo che tutto sommato possa il tifo essere unito. Con questo vi saluto, raccolgo le mie vesti. Mi raccomando, l'altra cosa importante, che sia una festa dello sport, che non ci sia violenza, perché la violenza credo che possa sempre sfinire non solo qualsiasi competizione sportiva, ma si deve andare per gioire, non per esprimere la violenza, perché è sbagliato. Arrivederci di là. Forza Roma!